Buonasera e benvenuti all'appuntamento con il Telesport a cura della redazione sportiva di TVA. A due giorni dalla Pasqua l'anticipo per il Vicenza alle ore 17 allo stadio Menti, ancora una sconfitta interna per i biancorossi, umiliati ancora una volta 3-0 dalla Juve Stabia nella partita che doveva segnare la continuità dopo la bella impresa, anche un po' fortunosa, di Bergamo contro l'Albino Leffe. I biancorossi sono affondati soprattutto tra le loro paure, tra le loro insicurezze, tra la loro incapacità di reagire. E incapace di reagire sembra anche essere il pubblico del Menti, ormai abituato a Caporetto che si susseguono con continuità imbarazzante. La classifica è difficilissima. A preoccupare però è soprattutto una squadra che sembra davvero aver intrapreso una china discendente. Vediamo il servizio. Imbarazzante, indecorosa, indegna. Per capire che partita ha fatto oggi pomeriggio il Vicenza al Menti contro la Juve Stabia, scegliete uno di questi aggettivi. Noi preferiamo usarli tutti e tre. 0-3 il risultato finale, sinonimo di una resa incondizionata al cospetto degli avversari e forse anche di un campionato intero. I campani vanno in vantaggio alla mezz'ora. Sau mette in mezzo. Sulla palla Augustin ci arriva prima dell'avversario, ma non per sventare il pericolo, solo per infilare il proprio portiere. Ti aspetti la reazione biancorossa, coltello tra i denti e morsi alle caviglie avversarie. Invece Sau può cavalcare indisturbato nelle praterie, perché non si può definire diversamente la difesa biancorossa. 0-2. Secondo tempo, la musica non cambia, è solo Juve Stabia. I giocatori del Vicenza non ci mettono tecnica e geometrie, tantomeno grinta e orgoglio. Inermi di fronte agli avversari che colpiscono anche una traversa, ancora con lo scatenato Sau. Meno di mezz'ora alla fine, Sau, ancora lui, fa un altro gioiello, ma è allucinante il disimpegno di Bianco, altrimenti detto rinforzo di gennaio. Un giocatore biancorosso trova il modo di far parlare di sé, è Martinelli, entrato da 6 minuti che si fa cacciare. Fine delle sofferenze, le vespe campane mortificano i colori biancorossi ed è l'ennesima umiliazione che i tifosi sono costretti a subire quest'anno. La classifica resta drammatica, ma a preoccupare è soprattutto la totale assenza di grinta, di reazione, di attributi, in campo, in panchina, a tutti i livelli. E dunque, incapacità di reagire a tutti i livelli. I giocatori hanno offerto una prestazione che avete sentito come l'abbiamo definita. L'allenatore Massimo Beghetto è stato catapultato in questo contesto già di per sé ampiamente compromesso e ovviamente non poteva avere la bacchetta magica. E per quanto riguarda la società si fa sentire sempre molto poco e forse potrebbe farsi sentire in queste ore proprio per quanto riguarda la conduzione tecnica, perché nell'immediato dopo partita i vertici biancorossi hanno annunciato di volersi prendere qualche ora per decidere delle sorti di Beghetto e più in generale della conduzione tecnica. Non è esclusa nessuna possibilità, una nuova guida tecnica per il Vicenza Calcio, un ritorno di Gigi Cagni, che però pare davvero un'ipotesi difficilmente praticabile, oppure continuare con quella che è la coppia ormai, Beghetto-Zanini, ma con una situazione che, come abbiamo visto, sembra aver preso un'inerzia difficilmente controvertibile dai giocatori per primi e proprio poi dalla panchina. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime ore, staremo a vedere cosa succederà da qui alla prossima sfida. C'è un'altra sfida salvezza per i biancorossi a Gubbio contro un'avversaria diretta. Poi il calendario, sappiamo, riserva anche molte insidie al Vicenza, costretto a guardare le altre perché se deve pensare solo a se stesso, beh, davvero fa fatica ad aggrapparsi a speranze. Difficilissima la situazione. Voltiamo pagina e parliamo di basket femminile. Sono scattati i playoff. Buona la prima per il Famila Schio. Il Famila Huber Schio vince quindi gara 1 ai quarti finale playoff scudetto, battendo per 69-61 e la Vezzini Parma, una partita tiratissima dove Schio ha allungato tre volte, Parma ha cercato di recuperare tre volte ma è stata ricacciata indietro imperiosamente dai biancorancioni, che pur in condizioni fisiche diciamo non perfette, stanche dall'Eurolega e soprattutto senza Chiara Consolini, senza tempo Chiara Pastore, con la Sherry Ford in netta difficoltà per i problemi alle ginocchia, ha saputo mettere in campo tutto il cuore, gettare il cuore oltre l'ostacolo e vincere questo primo grande scalino dei playoff. Certamente non siamo al top fisicamente, però
Mi è piaciuto molto l'atteggiamento di tutte quante, perché a partire dal quintetto e chi è entrato dopo, anche Manuela Ramon, abbiamo veramente dato tutto il 100% ed è quello che serve nei playoff per vincere appunto partite come queste dove non si è nelle migliori condizioni. Anche perché i playoff sono questi, si giocano così, sempre molto, molta tensione, agonistica soprattutto. Quindi. Sì, sì, i playoff sappiamo che sono un campionato a parte, quindi squadre anche come Parma non partono naturalmente sconfitte, anzi cercano di fare delle sorprese. Però, ripeto, se noi giochiamo aggressive possiamo ottenere buoni risultati. Sarà una battaglia di quelle toste veramente anche in ritorno, pensi? Ma di sicuro, soprattutto loro in casa loro vorranno fare una bella figura, riportarci qui a gara 3. Noi dobbiamo naturalmente essere tranquille e concentrate allo stesso tempo. E i tifosi potranno andare alle partite grazie ad un prezzo di favore grazie all'accordo tra Famila Wuber Schio e l'Hockey Valdagno. I presidenti delle due società, tra le più consolidate e vincenti del panorama nazionale, hanno siglato un accordo in virtù della quale gli abbonati di entrambe le squadre potranno assistere con un biglietto a 5 euro alle partite di Famila e Hockey Valdagno. Sarà sufficiente mostrare alla biglietteria l'abbonamento per la propria squadra per ottenere il tagliando ridotto. Parliamo adesso di BMX, ancora poche ore e poi a Creazzo si alzerà il sipario sul campionato europeo. Conto alla rovescia per il campionato europeo di BMX nella splendida pista di Creazzo, una delle più belle d'Europa. Domani prenderà il via l'attesissima competizione e oggi i cancelli dell'Arena Creatina sono stati aperti per le sessioni di prove libere. Un terreno reso non certo ottimale dalla pioggia dei giorni scorsi, anche se per domani e domenica la pista dovrebbe essere più asciutta. Oltre ai migliori rider continentali ci saranno anche piloti delle varie parti del mondo. In totale 1190 gli atleti iscritti alla tappa europea, un'affluenza record che mette in palio punti olimpici preziosi per i giochi di Londra. Il primato delle iscrizioni straniere aspetta la Francia con ben 156 atleti in asse di partenza, segue la Svizzera, poi l'Olanda, la Germania e la Lettonia. Il circuito berico in vista della competizione ha subito alcune modifiche per renderla ancora più competitiva e l'evento di certo porterà la pista ad essere come uno dei punti di riferimento per il movimento europeo. Al termine della tappa veneta il testimone passerà ad Orléans, dove il 5 e 6 maggio si svolgeranno le finali di circuito continentale 2012, l'ultimo atto di una maratona iniziata a settembre nei Paesi Bassi. Continuiamo a parlare di due ruote, ma dalla categoria BMX parliamo di ciclismo. È stata presentata la Gran Fondo Bottecchia Città di Vicenza, la manifestazione è giunta alla 12ª edizione. È in programma domenica 22 aprile con partenza e arrivo a Caldogno. La sede provinciale dell'ASCOM ha aspettato quest'oggi la presentazione ufficiale della 12ª Gran Fondo Bottecchia Città di Vicenza, valida anche quest'anno come terzo trofeo comune di Caldogno e quinto criterium Leon d'Oro 2012, manifestazione in programma domenica 22 aprile, due tracciati, il medio fondo e la gran fondo e poi ce ne sarà uno più piccolino per le famiglie, come hanno sottolineato gli organizzatori. Ma parliamo appunto con l'avvocato Massimo Pagnin, che è presidente del comitato organizzatore di questo evento. Quest'anno siamo in aprile, quindi la stagione ci obbliga a fare tracciati leggermente diversi, il che è un piacere perché le nostre colline sono ottime in tutte le stagioni. Quindi non andiamo più a oltre 1000 metri il passaggio sotto il Pasubio, ma stiamo sulle, diciamo, prealpi, nella zona di cima, come salita più alta, un percorso nuovo che vi invitiamo a provare perché è pieno di strade affascinanti. Ci saranno più d'uno ovviamente. E come sempre, perché dobbiamo soddisfare tutte le esigenze dei vari ciclisti. Abbiamo un percorso, diciamo, proprio, non dico per le famiglie, ma quasi, in cui hanno come unica asperità la strada militare a Torre di Arcugnano. E poi abbiamo un percorso, diciamo, lungo e uno molto lungo, che sarebbe medio e gran fondo, e sempre con i chilometraggi che consentono di partecipare a ciclisti con un po' di allenamento. Insomma. Partenza arrivo a Caldogno. Partenza arriva a Caldogno, nel nuovo centro sportivo che chi ci ha seguito ha già potuto apprezzare, perché è un contesto ottimale per questo tipo di corse e che deve essere valorizzato sempre di più. 8 medaglie ai campionati italiani paralimpici di tennis tavolo per l'H81 Vicenza, che si conferma la più bella realtà del panorama pongistico nacionale nel settore disabili. A Lignano Sabbiadoro un autentico trionfo per la squadra berica allenata da Antonio Simeone e Gianni Bruttomesso, a cominciare da Andrea Borgato, che ha conquistato l'oro nella classe 1, la più importante. Un risultato che dà ulteriore sicurezza all'atleta biancorosso che difenderà i colori azzurri ai giochi paralimpici di Londra.
Gli argenti sono invece andati a Roberto Berti e Valeria Zorzetto nel doppio misto e nel doppio femminile ancora alla Zorzetto in coppia con Pamela Pizzuto. Altri argenti per la ventenne Francesca Lazzaro, per l'inossidabile Valeria Zorzetto che ha fatto davvero filotto nei singolari donne e per Roberto Berti in campo maschile. È tutto per il Telesport, grazie della vostra attenzione e arrivederci.